ricordava, sì, un iter travagliato questo della città giudiziaria, infatti lo ricordava, un edificio che sarà raggiungibile da ogni parte d'Italia senza prendere l'auto, poi ci dava anche due interventi ancora già finanziati con fondi europei, quali saranno? Mi riferivo al sottopassaggio che realizzeremo fra la stazione centrale e l'area della città giudiziaria. Già oggi si potrà arrivare con la metropolitana qui, ma al di là di questo, veramente quest'opera è un miracolo del nostro paese, un miracolo per la nostra città. Ogni tanto sento raccontare stupidaggini, lasciamo perdere. Il lavoro reale per realizzare questa cittadella è durato 7 anni, non di più. Sapete che fa vita la prima impresa, abbiamo dovuto riappaltare l'opera, trovare altri 26 milioni di euro, abbiamo dovuto adeguare il progetto perché era cambiata la normativa antisismica, veramente un calvario. Bene, oggi possiamo dire che fra 14 mesi avremo completato tutto, avremo messo a disposizione degli operatori di giustizia un edificio di grande dignità, credo che sarà la cittadella giudiziaria più bella d'Italia. Se dovessi fare un raffronto fra qualche edificio giudiziario che abbiamo in città vicine a noi e questo edificio giudiziario, veramente non c'è paragone. Siamo particolarmente soddisfatti anche perché abbiamo mantenuto questo edificio nel centro della città. Voi sapete che la precedente progettazione immaginava di realizzare la cittadella giudiziaria nella zona industriale, questo avrebbe impoverito tutte le attività commerciali, turistiche, alberghiere del centro città e avrebbe creato ogni mattina un movimento di automobili verso la zona industriale spaventoso. Invece abbiamo mantenuto qui questo edificio, un grande vantaggio, ripeto, anche per le attività commerciali della città. Davvero una giornata storica.